Buonasera a tutti, benvenuti alla lavagna tecnica della Cestistica San Severo. Questa settimana vi presentiamo il nostro prossimo avversario che è Basket Corato. In questi momenti loro hanno centrato la qualificazione ai playoff domenica scorsa con la vittoria su Catanzaro, ma adesso ovviamente cercheranno di migliorare il loro piazzamento, le loro posizioni in classifica in modo di avvicinarsi agli spareggi con più equilibrio. Loro di queste ultime tre gare hanno soltanto due da disputare perché l'ultimo riposano, gli resta questa ultima gara in casa con noi, quale promette già di per sé, essendo un derby, essendo l'ultima gara della regular season, promette un ambiente e una gara vincente molto bella da condividere. In poi si giocano altri due punti a Visceglie in un altro derby per loro che potrà dichiarare sì le ultime posizioni. Sono una squadra molto ben costruita, hanno un roster profondo, sono la migliore squadra in quanto percentuale in tiri da due punti con il 55%, sono secondi anche in classifica in quanto assist come squadra con più di 15 assist a partita. Il loro giocatore di riferimento è Mauro Stella, che è il primo nella classifica dei playmaker come assist in quanto a 6 di media, ma soprattutto è il giocatore di riferimento loro che detta moltissimo il ritmo di gioco. Se conosce molto bene la categoria, un giocatore per noi più che conosciuto, per la piazza più che conosciuto, visto che è un ex, sappiamo bene che sa gestire molto bene il ritmo di gioco e dobbiamo dare tanta attenzione a poter togliergli la palla alle mani e riuscire noi a prendere in gestione il ritmo della gara. Rispetto alla gara di andata, loro hanno recuperato Morresi, che è un giocatore per loro di riferimento molto importante, un esterno tiratore, giocatore di ottimo uno contro uno, grande conoscenza e uscita dei blocchi. Allunga moltissimo le rotazioni, mantenendo una buona qualità di gioco sul perimetro esterno. In più hanno perso Smorra, che non ci starà più visto che ha rescisso contratto con la squadra appunto di Corato. Dal punto di vista tecnico è tutto, di certo sappiamo tutti che questo è un derby molto sentito a San Severo, questa cosa insieme a che sia l'ultima gara della regular season per Corato in casa aggiunge un motivo in più per venire a vedere la squadra, per seguire la squadra, perché sicuramente sarà uno spettacolo molto bello per le famiglie che vorranno accompagnare la Cestistica San Severo al campo di Corato. Dal lato tecnico è tutto, adesso vi lascio la parola con Matteo De Principio, il nostro preparatore fisico. Ciao a tutti, in questa puntata volevo portarvi in una sfera della preparazione fisica che è quella del recupero. Questo elemento in questo periodo è importantissimo perché al di là degli ultimi impegni che ci separano dalla fine del campionato, i tempi di gioco dei playoff sono molto ristretti e quindi il recupero diventa sempre più fondamentale. Per questo motivo la nostra società cerca di avvalersi dei migliori mezzi disponibili oggi sul mercato. Uno di questi è proprio quello della crioterapia sistemica. È un mezzo molto innovativo, lo usano da qualche anno già le squadre NBA, è entrato in Italia attraverso il rugby, la nazionale di rugby lo utilizza moltissimo perché è un elemento molto utile per recuperare dai piccoli traumi che si hanno sia dai contatti che dalla normale fisiologia dell'allenamento, perché vi ricordo che allenare significa rompere piccole fibre muscolari per poi ricostruirne di più forti, e in questi meccanismi la crioterapia sistemica va ad agire in modo molto efficace. Come vedrete dai video, i nostri ragazzi entrano all'interno di questo cilindro
che nel quale viene raggiunta una temperatura di meno 150 gradi, questo viene fatto attraverso l'uso di azoto. Il tempo di esposizione a questa temperatura dei ragazzi è di circa 3 minuti. Attraverso questo raffreddamento repentino riusciamo sia ad avere un vantaggio sul recupero di tutti i microtraumi e di piccole lesioni muscolari, fisiologiche e non, ma in questo periodo in cui andiamo incontro al cambio delle temperature e saremo costretti a giocare in ambienti molto caldi, un grosso vantaggio apportato da queste macchine è anche dal punto di vista vascolare, dove l'esposizione a queste temperature aiuta tutto il sistema linfatico e tutta la fisiologia a dare un grosso vantaggio per il recupero. Quindi in questi periodi di gare ravvicinate e anche intensità che aumenteranno moltissimo, questa macchina ci darà un grosso vantaggio a recuperare in tempi brevi e con la massima efficacia. Io vi ringrazio e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ciao. Buonasera.